E che cosa la dottoressa proporrà? Sì, filosofia alimentare, l'alimentazione come esperienza. Benvenuta. Bene, non ti preoccupare. Allora, Carmen, benvenuta. Carmen, dottoressa. Sera. Sei un po' Buonasera. frizzata? Sei un Allora, po' sì, va frizzata? bene, adesso il collegamento Oh, va e viene. ecco. Allora. Allora, Sì. carissima Lorella Carmen Richiello, perché hai due nomi, tu? Mi senti? Sì, ci senti, Benissimo. Allora, ok. la tua Sì, la tesi sento. voleva, bene, la tua tesi voleva mettere in evidenza la storia del rapporto proprio dell'uomo con il cibo che coincide con la storia stessa dell'umanità. Quindi non a caso il titolo Filosofia alimentare, l'uomo prima si sostentava, no? Sotto un certo punto di vista cercava le energie, mentre invece nel corso dei secoli è cambiato e quindi tu hai voluto mettere in evidenza quanto adesso appunto alimentarsi diventa una vera e propria esperienza. Prego, carissima Lorella, presenta la tua tesi. Uno dei concetti centrali su cui ho sviluppato la tesi è che per l'uomo il nutrimento corrisponde non solo ad una necessità biologica, ma anche ad un adattamento evolutivo all'ambiente naturale, storico e sociale. In questo senso la teoria degli alimenti è di grande importanza etica e politica. I cibi si trasformano in sangue, in cuore e cervello, quindi in materia di pensieri, e conseguentemente diventa il fondamento della cultura. La principale contraddizione consiste nel fatto che oggigiorno normalmente ogni riferimento scientifico sull'alimentazione considera il corpo umano a guisa di una macchina carente di combustibile, ma la vita dell'uomo, a differenza di ciò, non è l'esplicazione di funzioni meccaniche che hanno bisogno di un bilancio esatto tra entrate e uscite di energia, ma in via ben più completa la necessità di stimolare uno sviluppo intellettuale vivo e quale se non la concezione di filosofia alimentare può dimostrare meglio tutto ciò. Per arrivare a capire cosa sia veramente l'alimentazione oggi, analizzeremo il termine gastronomia che ha origini greche ed è costituito da gaster e nomia. Il primo è stomaco, il secondo significa forma o regola. L'alimentazione e la dieta, in tutti i suoi aspetti, hanno avuto un ruolo di centrale importanza. Possiamo affermare che un popolo prospera solo se sceglie un giusto regime alimentare e nel corso della storia vari filosofi hanno affrontato questa tematica. Un concetto di dieta più preciso lo ha introdotto appunto Ippocrate con l'opera sul regime di dieta. Secondo lui si doveva considerare la medicina parte della dietetica perché dare a ciascuno il giusto cibo che serviva a tenere in equilibrio corpo e anima era il responsabile presupposto per ogni cura. Quindi a quel tempo i consigli principali erano mangiare giusto riposo e cibo moderato. Una consapevolezza, quindi riguardo la scelta alimentare, la salute per il corpo e per la mente. In più rinomate è proprio quella di Ippocrate, cioè che il nutrimento sia la tua mente. I greci prestavano particolare attenzione all'aspetto sociale rappresentato di alimentarsi, tanto che dalla cultura greca emerge con grande evidenza l'importanza della commensalità e dei rituali ad essa connessi. Quindi fin dall'età arcaica le pratiche del banchetto e del simposio vengono ritualizzate, tanto che la partecipazione ad esse manifesta il senso di appartenenza. Il cibo principato non risponde solo ad un'esigenza fisica e a bisogni necessari, quindi l'alimentazione non significa soltanto parlare di una fonte di sostentamento, ma in qualche modo spogliarlo di una fonte di crescita morale, etica e spirituale. Se racconta tutto questo, sul mistero del sacrificio, l'uomo è ciò che mangia. Il pensatore parte da un presupposto iniziale, cioè l'unità psicofisica dell'uomo, secondo la quale mente e corpo non possono essere considerate come due elementi distinti, bensì costituiscono due facce della stessa medaglia. L'informazione sul rapporto tra cibo e salute è spesso inesatta, però, o retorica, vittima di luoghi comuni o degli interessi da parte dei produttori. E qui entra in gioco la nutraceutica il termine stesso è stato coniato da Stefano De Felice nel 1989, fondatore e presidente della Fondazione per l'Innovazione di Medicina. Il termine nutraceutico si pone al centro tra la scienza farmaceutica e l'alimento stesso e a distanza viene definito in tutte le sue forme l'importanza quindi di un regime alimentare corretto e bilanciato qui l'evoluzione della dieta mediterranea. La questione di un regime mediterraneo
contrapposto quindi agli standard alimentari dei paesi industrializzati occidentali, risale alle indagini del biologo e fisiologo Ansel Case. Considerati quindi gli effetti positivi sulla sfera sociale, economica ed ambientale, si può considerare la dieta mediterranea come un modello sostenibile. E sono 7 i principali valori caratteristici di questa dieta. La stagionalità, e questo tipo di dieta prevede il consumo di alimenti rispettando la stagionalità degli stessi, la biodiversità, cioè rispettare il territorio, la salute, in quanto la dieta mediterranea insieme all'attività fisica aiuta a prevenire malattie come quelle cardiovascolari, ed inoltre l'assunzione di cibi freschi e integrali permette una maggiore disponibilità per quanto riguarda l'assunzione di micronutrienti e antiossidanti, la convivialità, in quanto c'è una promozione dell'interazione sociale, la spesa sanitaria, in quanto una maggiore aderenza alle abitudini alimentari al modello mediterraneo, migliora lo stato di salute generale della popolazione, e poi anche la spesa delle famiglie, perché permette la diminuzione della spesa alimentare, in quanto vengono privilegiati gli alimenti di stagione. Ed infine la valorizzazione dei territori, nel senso che questo tipo di modello alimentare valorizzerebbe l'offerta agro-gastronomica dei territori, contribuendo alla destagionalizzazione dell'offerta turistica. Quindi stomaco, cervello e cuore, unite alla cultura e conseguenze connessi, rappresentano un connubio perfetto come conferma dell'ampio concetto di alimentarsi. Cioè, in una società frammentata e liquida come quella di oggi, i significati dei convivi si sono fatti sempre più instabili e caotici di un tempo. Si verifica quindi uno sfrangimento dell'immagine classica del banchetto largamente condiviso per secoli, e quindi è doveroso analizzare quelli che sono i veri concetti, i veri punti chiave che conducono alla felicità alimentare, che sono l'identità, cioè la personificazione dei propri desideri, il messaggio, cioè rispondere alla domanda, a una domanda di trasparenza e fornire informazioni accessibili, la consapevolezza e responsabilità riguardo le nostre scelte alimentari, con un occhio alla sfera sociale, economica ed ambientale, il qui e subito, cioè avere una certa flessibilità in modo tale da poter gestire al meglio il tempo nelle giornate odierne, e la semplicità, quindi rendere la vita più facile anche sotto questi aspetti. Il benessere, quindi una dieta adatta alle necessità personali per il raggiungimento di un equilibrio fisico, emozionale e mentale, e poi una multisensorialità, cioè tenere conto non soltanto di bocca e naso, ma una stimolazione di tutti i sensi per un'esperienza originale, piacevole e completa. Quindi, ricollegandoci al titolo della tesi, possiamo, filosofia alimentare, quindi l'alimentazione come esperienza, possiamo affermare, dopo le varie ricerche effettuate, che l'alimentazione non può prescindere dall'esperienza. Dottoressa, complimenti, perché voglio dire, sai, una tesi è molto filosofica, come si dice, no? Poi noi che veniamo dalla filosofia socratica, che noi sappiamo di non sapere, cioè mettersi in discussione sotto, facendo veramente capire che il cibo, ribadisco, non è soltanto un qualcosa che riempie il nostro stomaco, la nostra pancia, ma può diventare un'esperienza se acquisiamo una consapevolezza etica sotto tutti i punti di vista. Di dove sei, Carmen? Da dove sei collegata? Dalla Puglia. Provincia di Lecce, allora San Raffaele, tu eri la relatrice di tu il correlatore che... no, lei è la relatrice. No, è così, guarda, ci siamo scritti tutte e due qua, questa è la tua tesi, guarda ti danno i complimenti, ci sono arrivati numero uno Alessandro e il Cami e il Buitre Cami, che sarà un amico probabilmente, certo, ecco, però numero uno, ricordo perché... che comunque questa tesi, come tutte le altre, le esposizioni rimangono online nella pagina dell'Accademia Italiana di Gastronomia e dell'Università San Raffaele di Roma, quindi direi che c'è la possibilità di rivedere, riascoltare, scoprire, perché e anche tutti coloro che dottori, ci seguono sono laureati. Dottori, sono appena laureati. Grazie Carmen, è stato un piacere, grazie a voi.